minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Sala San Francesco. In questo luogo Padre Pio ha accolto tantissime persone. Era un luogo di passaggio dove i fedeli si sistemavano sia da un lato che dall'altro per attendere questo passaggio e per consegnare a Padre Pio i propri affanni, le proprie preghiere, i propri timori, o anche per dirgli grazie, come fece ad esempio Carmensita, una figlia spirituale che arrivava, pensate un po', dal Sud America. Era stata qui a San Giovanni Rotondo, qui da Padre Pio, per ecco, quasi respirare quest'aria di tranquillità, di pace di San Giovanni Rotondo, accanto al suo padre spirituale. Ce lo racconta Padre Costantino Capobianco in uno di questi episodi strani, ma noi non facciamo altro che raccontarvi quello che accadeva. Perché Carmensita, dopo essere stata qui a San Giovanni Rotondo, doveva andare in Svizzera. Quindi stette a Milano qualche giorno e da Milano poi si trasferì in Svizzera. Purtroppo per Carmensita ci fu un episodio molto triste, perché perse il passaporto. Alla dogana non aveva il passaporto. In quel momento le guardie, come giusto che sia, non la fecero passare. Non poteva passare, assolutamente no. Ma lei, nel momento in cui doveva tirar fuori il passaporto, che non trovava, tirò fuori un'immagine di Padre Pio e cominciò a guardarla. Non guardò più le guardie, cominciò a guardare questa immagine con insistenza. Allora le guardie gli chiesero: ma signora, ma che cosa sta facendo? Cioè, lei o va via o qua non può stare. A quel punto prese l'immagine di Padre Pio e la fece vedere direttamente alle guardie. Dice: ecco, questo è Padre Pio. Giustamente possiamo immaginare anche la scena. Le guardie dice: ma signora, ma chi è sto Padre Pio? Chi è? E Carmensita, quasi incredula a questa domanda, inorridita forse per come gli era stata posta, disse: chi è Padre Pio? Padre Pio è così potente che ti può far morire anche in questo istante. Beh, sta di fatto che alla risposta della figlia spirituale Carmensita, le guardie le dissero: beh signora, passi pure, passi pure. E Carmensita passò attraverso il confine senza passaporto, con l'aiuto sicuramente di qualcuno.